Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha licenziato all'unanimità la legge che riduce le indennità dei consiglieri regionali e i costi per gruppi consiliari e uffici di comunicazione. Il provvedimento porterà un risparmio di quasi 11 milioni di euro per l'intera legislatura. Il Consiglio regionale ha approvato il piano triennale per il diritto allo studio. Il nuovo bando per gli assegni di studio, che uscirà entro febbraio, riguarderà gli anni 2014-2015 e 2015-2016, con uno snellimento dell'iter e l'ampliamento dei termini per la presentazione delle domande. Andrea Appiano, Partito Democratico. Tutte le famiglie con meno di 26.000 euro di ISEE potranno richiedere il parziale rimborso delle spese scolastiche sostenute. Si tratta delle spese di trasporto, delle spese per libri o delle spese di iscrizione frequenza per quanto riguarda il secondo bando. Mettiamo in campo circa 12 milioni che credo per le famiglie sia una buona iniezione di liquidità. Gianluca Vignale, Forza Italia. Il bando prevedeva il pagamento di una singola annualità. Grazie a una mozione da me presentata invece le famiglie potranno accedere a un'annualità piena e una al 60%. Il secondo aspetto positivo è che la graduatoria la farà la regione, non più i comuni. L'aspetto invece negativo è che non ci sono risorse sufficienti per finanziare tutte le domande. Una nuova sala di ascolto per le donne vittime di violenza è stata aperta con il sostegno della Consulta Femminile al comando della Polizia Municipale di Torino. L'iniziativa, a cura del Soroptimist International Club di Torino, fa parte del progetto Una stanza tutta per sé. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Un altro grande obiettivo raggiunto, l'auspicio è che si possa proseguire in questo progetto, che ci sia una grande diffusione e che ci sia anche la consapevolezza di avere questo rifugio per poter vivere una vita migliore, credo, con la dignità dell'essere e del sentirsi donna. Inaugurato nella Casa Comunale di Vesime in provincia di Asti, un museo multimediale dedicato all'aeroporto partigiano, dove a partire dal 1944 e fino alla liberazione, gli alleati ebbero un importante contatto con le bande partigiane operanti sul territorio. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Abbiamo ritenuto come Comitato per l'affermazione dei valori della resistenza e della Costituzione di sostenere questo progetto di recupero dell'aeroporto partigiano di Vesime, un'esperienza unica nella storia partigiana della nostra regione. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.